gioco io. Questo è il momento di Gigi Valli, che ha un lavoro per te. Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora! Pronto? Sì, signor Urbano? Sì, con chi parlo? Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio, ho visto il suo annuncio di lavoro su internet. Sì, dica. Le spiego nel dettaglio di cui si tratta. Dica. Allora, sa che hanno approvato da pochi giorni le unioni civili? Sì, le unioni civili. Ecco, sì. Allora, il governo ha deciso di sponsorizzare la cosa tramite un nuovo format televisivo che si chiamerà Cazzi nei c***i. Non credo. Che andrà in onda su Rete 4. Sì. Allora, in pratica sarà un reality che dura 2 anni. Sì. Ci saranno un omosessuale e un eterosessuale. Sì. Chiaramente adesso io penso a lei sia eterosessuale, giusto? Certo. Ecco, chiaro. Allora, lei farebbe quindi l'etero. In pratica diciamo che l'omosessuale deve convincere l'etero che il mondo dei culi è più divertente. Lei accetterà la cosa e vi metterete insieme. E avrete questa relazione che durerà circa 2 anni. Lei può stare tranquillo perché è tutto pilotato dall'esterno. Quindi non ricevo niente, diciamo. Nel senso, c'è un surplus perché sono 1900 euro al mese di stipendio. Però. E in più, per ogni attività che voi farete insieme, ci saranno dei bonus. Ah, tipo? Allora, per quanto riguarda se vi date dei baci a stampo sono 2 euro a bacio. Ah. Robe di Mulinelli 30 euro. Okay. Pompini 75 euro. Li danno su Rete 4 queste cose qua? La notte. Come? La notte. Lo danno su Rete 4. Sì, su Rete 4, sì. E faranno vedere integrale, nudo, pompino. Ma certo, sarà tutta macchiata la cosa, macchiata, no? Ci sarà qualcosa davanti che coprirà gli organi sessuali, diciamo, ovvio. Ah, ho capito. Quindi, diciamo, l'etero riceve il pompino, giusto? O lo fa? Diciamo che dovrebbe riceverlo, poi nel senso se poi... Cioè, guardi, nella versione tedesca che hanno fatto l'anno scorso, appena hanno capito che si potevano fare un po' di soldi, i concorrenti, guarda, si alzavano alle 8 del mattino e erano già a 69. E quindi pompino... Mulinelli, poi c'è anche l'incurata, che l'incurata sono 120 euro. Io ti dico, ti do del tuo, Sì, certo. Ti dico, puoi stare tranquillo perché noi, nel senso, i concorrenti sono di categoria superiore. Cioè, noi non mettiamo né marocchini né baresi. Vabbè. Quindi. Né marocchini né? Baresi. Aia. Io sono barese. Ah, sei barese? Sì. Ma allora non si può. Lo so. Non si può per una questione culturale, proprio non si può. Okay. Possiamo fare un'altra cosa però. Dimmi. Tu sei sposato, hai detto, no? Sì. Se vuoi facciamo una roba, se mi affitti l'utero di tua moglie per una mezz'oretta ti do 15 euro. E se te lo vengo a mettere in culo? Tu che dici? Mi faccio io un pensiero. Vabbè, senza che fai lo scemo che ti sta pure facendo lavorare, non ho capito qua. Non ho capito. Scusami. Se da oggi vai a sfamare i tuoi figli, grazie a me, che ti sto mantenendo io qua, scemo. Ma vai a fare in culo, tu sei giusto un ricchio di merda, un finocchio. Dai, passami la bastarda che iniziamo a fare un po' di preliminare al telefono qua. Com'è che fate voi meridione per far eccitare le donne? Così fate. Ah, buatte di marmellata. Ah, patrimonio di merda che sei. Ah. Sto registrando tutto. Io ho il telefono. Ma te l'ho detto. Euro al mese, te l'ho detto. E riesco a coprire le chiamate anonime. Hai capito? Infame, ti ho detto io chi sono. Sono Gigi Valli. Vaffanculo, tu, Vauli e chi cazzo. Non mi rompere più i coglioni. Hai capito? Se tengo a spaccare il culo. Ma non è che sei incazzato che anziché fare l'etero volevi fare il culatone? Che ha un lavoro per te. Per quale motivo?